Il nostro viaggio in Molise torna a Campomarino per seguire insieme a voi un evento molto particolare. Si tratta della prima edizione della Notte Bianca della Solidarietà, un evento che ha unito il divertimento, la musica, la socializzazione, anche una raccolta di fondi destinata al fondo per le malattie rare. Allora restate con noi per seguire tutti i momenti di questa iniziativa. E allora tanta beneficenza, in questo caso spazio al gusto, ci sono tanti dolci. Signora Stefania, cosa avete preparato? Abbiamo preparato tantissimi dolci, la torta al vino, la ciambella americana, per non dire della torta al limone, i muffin, le noci, e dei cuoricini con la Nutella, e i cheesecake sia alla Nutella che ai frutti di bosco, e dei dolcetti casarecci che chiamiamo gli uccellini con l'uva, la marmellata d'uva. Viene un po' l'acquolina in bocca, come dire. E il babà, la torta stella, e insomma abbastanza, i dolci con le mandorle. Con un piccolo contributo, diciamo, che si possono assaggiare tanti tanti dolci. Sì, contributo, e ringraziamo tutte le mamme dei bambini che ballano alla scuola, Ballando in la Luna, Nuova Cliternia, di Jessica Pomponio, e tutte le mamme abbiamo organizzato questo grande buffet. Abbiamo preparato ognuno un dolce e l'abbiamo portato qui, che daremo il ricavato alla beneficenza, e se ancora qualcosa daremo alla scuola di ballo per i nostri bambini, per fare vestiti, attività sociali. Attività sociali, sì. E speriamo che la serata va bene, che gustano tutti i nostri dolci, e speriamo bene per tutti. Signora, questa idea della Notte Bianca della Solidarietà a Campomarino? È una bella iniziativa, una serata diversa da trascorrere per tutto il paese. Questa scelta di dare questo significato alla solidarietà è una notte bianca, quindi con tante iniziative. Vabbè, è sempre positivo attirare la gente in piazza e riappropriarsi dei cittadini della loro piazza. Io non sono di questo paese, ma insomma è lo stesso. Allora, questa idea della Notte Bianca della Solidarietà? Mi piace, è un'ottima idea, è bello. Avete già fatto un giro tra le varie iniziative? Sto andando adesso. Quindi vedete un po' come funziona tra le varie attività? Sì, sì, comunque penso che è un'ottima cosa. E lei? Sì, è un fatto molto positivo, una cosa molto, molto buona, bella. Qui spazio alla musica, ci si diverte? Sì, sì, ci piace. Allora, ti piace questa serata? Sì, sì, è molto bella. Hai fatto già un giro, cosa hai trovato? Molti miei amici e le persone che ballano. Si è fatto male stasera, quindi puoi solo osservare? Sì, sì. Non posso stare con i miei amici, posso solo. Magari la prossima iniziativa, il prossimo anno, darei anche tu il contributo. Sì, ok. Come ti chiami? Giuseppe. E incontriamo Francesco Vaccarella, responsabile dell'associazione Cavalieri della Foce e il Maneggio di O. Anche la vostra realtà ha condiviso questa iniziativa. Sì, quest'anno è il primo anno a cui aderiamo a questa iniziativa. Si spera di fare bene, che la gente aderisca, di ripeterla l'anno prossimo e negli anni a seguire. E niente, auguro un buon divertimento a tutti, spero che la serata riesca e si ripeterà negli anni a seguire, tutti gli anni. Alla base di questa iniziativa c'è un messaggio molto importante, quello della solidarietà. Sì, diciamo che la base della serata è fondamentale, la solidarietà, è giusto che sia così, soprattutto in questo periodo, il periodo estivo, quando ci si muove molto di più, magari si può dare una mano ad altri per fare qualcosa di buono, quello che facciamo durante l'arco dell'anno, quindi a ripetere tutti i giorni, poter dare una mano, essere solidali con tutti è una cosa grande. Voi curate anche attività del tipo di riabilitazione? Certo, sì. Io sono istruttore CIP, lavoro con i diversamente abili, è un bellissimo lavoro, mi piace tanto. E niente, stasera ce ne manca qualcuno, doveva arrivare ma ancora non c'è, e lavoriamo sì nel sociale anche su questo, nelle disabilità. Bene, e loro invece chi sono? Loro sono lui e Elia, sono i piccoli della scuola, mettetevi bene, bravi,
sono i piccoli della scuola, loro hanno aderito a un corso, i corsi estivi, quelli che facciamo all'inizio dell'anno, inizio per apertura stagione. E loro due no, sono già diversi anni che vengono e peccato stasera non possiamo far vedere delle belle figure, ma loro sono veramente brave. Siamo con Elia, Giulia, Fernanda, Marco, Alessandro, Pier Costanzo, Cecilia, Laura. Perché andate a cavallo? Cosa vi ha colpito dell'equitazione? Mi piacciono tanto i cavalli e poi mi piace andare sul cavallo perché mi piace proprio questo sport. Io invece, vabbè, a parte che a me piacciono molto gli animali, in generale anche il cavallo, e poi anche mio padre ha frequentato l'equitazione, quindi mi ha spinto un po' da questa esperienza, insomma. Beh, a me perché prima di tutto è il mio sport preferito, mi piace molto andare a cavallo. Poi perché mi piacciono tanto gli animali, è uno sport bellissimo. Allora, che atmosfera si respira con la notte bianca della solidarietà? Ma è una bellissima festa, siamo contenti che è stato fatta, così il paese è bello, si rivive un po', almeno continuiamo un po', il paese non finisce solo con la festa di Santa Cristina, ma almeno abbiamo la possibilità che i paesi limitrofi ci vengano a trovare e noi e incrementiamo un po' il turismo. Penso che sia importante il fatto della solidarietà, fare una serata dedicata alla solidarietà e che sia riuscita così bene, perché l'affluenza c'è, penso che sia una cosa ben riuscita e che ci fa sperare per un anno, per un futuro migliore. Tanta solidarietà non può mancare, quella dei City Angels qui a Campomarino. Siamo con il responsabile Nicola Bitri. Salve, buonasera. Noi non potevamo mancare perché, pure come recita il nostro motto, facciamo solidarietà e sicurezza, quindi la notte bianca della solidarietà è nel nostro spirito. Quello che noi ci prefiggiamo di fare stasera è dare comunque sia un segno di presenza, di attenzione. Se può succedere qualcosa per i disabili, per la sicurezza, siamo pronti a chiamare le forze dell'ordine. Quantomeno la cittadinanza vede un controllo che c'è, ma sempre con l'ausilio delle forze dell'ordine. Un controllo che è anche una deterrenza visiva in caso di malintenzionati, che è quello che è proprio del nostro statuto. L'idea della notte bianca della solidarietà. L'idea della notte bianca della solidarietà è bellissima, perché non si pensa solo al divertimento per se stessi, ma si pensa probabilmente anche a chi sta peggio di noi, quindi una piccola parte di quello che spendiamo stasera sarà sicuramente devoluto a chi ha veramente bisogno, ed è bellissimo perché il paese è pieno di gente, ci sono ancora le luci, pieno di colori. Poi c'è l'impegno di tutte le associazioni che si sono messe in gioco e hanno reso vivo questa sera questo paese più delle altre sere. E dal borgo di Campomarino si conclude il primo appuntamento dedicato alla prima notte bianca della solidarietà. Vi ricordiamo che potete rivedere questa e le altre puntate anche sul nostro sito internet www.telemolise.com, sul canale tematico del Digitale Terrestre Molise Mio, e seguiteci anche in Abruzzo sul canale 96.